Benvenuti amici e amiche del Titolo TV, nuovo approfondimento teatrale. Siamo in compagnia di Romano Trerè, direttore artistico dei Giardini di Foscherara, nonché curatore del personaggio Dino Sarti, di un libro che ormai è diventato un'icona qui a Bologna. Grazie Romano di aver accettato il nostro invito. Grazie a te di questo invito. No, io in particolare, oltre a gestire queste rassegne teatrali agostiniane, no? Come che agosto, curo in particolare la memoria di Dino Sarti. Dino Sarti è un personaggio che un po' è stato dimenticato da Bologna e quindi assieme a degli amici abbiamo dato vita a numerose iniziative. La più importante è quella dell'intitolazione di un luogo significativo di Bologna. La commissione toponomastica, la giunta ha già deliberato e a novembre verrà inaugurato un giardino intitolato Dino Sarti, e ringrazio appunto per questo appunto l'amministrazione. E fra le altre iniziative abbiamo già due edizioni di un concorso letterario intitolato Dino Sarti, sia in versione italiano che in versione bolognese. E poi ho uscito questo libro di cui sono coautore, si chiama Spometti, il mio amico Dino Sarti, scritto da Sergio Parisini, che è stato un grandissimo musicista, direttore d'orchestra, arrangiatore, pianista, che ha collaborato con Dino Sarti per tutto quello che riguarda il periodo dialettale, quindi dal 1972 fino alla morte. Io, la mia collaborazione nasce dalla ricerca, io sono anche collezionista di Dino Sarti, non solo di vinili, di dischi, ma di libri, di scritti, di tutte queste sue immagini che trovo in giro da anni, e quindi assieme a lui abbiamo fatto questo libro che sta andando molto bene. È un libro sì di ricordi, ma che ha uno sfondo alla fine romanzesco, insomma, perché appunto ripercorre 35 anni di vita di Dino Sarti vista attraverso gli occhi di questo suo pianista. Ecco, quindi queste iniziative ci stanno dando grande soddisfazione. Inoltre, assieme appunto agli amici del Centro Sociale e Culturale Foscherara, sto facendo la regia di uno spettacolo. Ho messo assieme 5-6 artisti bolognesi, cantanti, cabarettisti, cantastorie, attrici, e abbiamo fondato questa compagnia e porterà in giro uno spettacolo su Dino Sarti. Debutteremo proprio il 14 d'agosto qui al Centro Sociale Foscherara in via Abbasè a Bologna, e abbiamo già alcune date in giro così per la provincia bolognese, e insomma cerchiamo di tenere vivo il ricordo di questo grande sansonier bolognese, e insomma troppo presto dimenticato. Ecco, questo è lo scopo mio personale, che l'ho conosciuto nel periodo più brutto della sua vita, gli ultimi anni, e a cui sono molto legato, molto affezionato. Quindi spero che venga recepito questo mio messaggio da chi di dovere e venga celebrato Dino Sarti come merita. Insomma, lui ha fatto 11 anni in Piazza Maggiore, e comunque ha portato la bolognesità in giro per l'Italia e per il mondo, e quindi meriterebbe un po' più di rispetto. Ecco, devo dire questo, se mi consenti. Io la cosa che mi incuriosisce di più è perché lui nasce come cantante popolare, non Dino Sarti, poi arriva a un certo punto al 72 che cambia diametralmente e inizia a cantare solo ed esclusivamente in dialetto, no? Sì, no, non è così. No. Nasce come cantante da night. Ah, ok. Ah, come cantante da night. Sì, in realtà. Ecco, in realtà questo lo sanno in pochi. Quando Dino Sarti raggiunge la popolarità, la grande popolarità con il dialetto nel 1972, in realtà lui ha alle spalle già 15 anni di carriera come cantante da night.
quindi lui faceva swing, faceva canzoni americane, canzoni francesi, quindi era il classico intrattenitore da night club, da grandi alberghi, da navi di crociera, da sale da ballo, dal ballet estive. E quindi questo già nel 58 lui debutta come cantante. Quindi viene l'idea di cambiare? L'idea nasce da un consiglio di Ermanno Olmi, un grande regista, così, che parlando appunto con Dino Sarti, un po' deluso dal fatto che la TV l'abbia un po' trattato male per questa sua pronuncia, queste sue S, insomma questo nostro bolognese, diciamo. E Ermanno gli dice: ma come? Ma guarda, è un patrimonio importante, ma perché non lo sfrutti? Il tuo provincialismo non è una serie B, è un qualcosa di importante. E lui si chiude in un albergo a San Virgilio di Marebbe e scrive 6 canzoni in dialetto bolognese, traduce 4 canzoni di autori francesi, Brel, Aznavour, eccetera, e incide il primo LP. Il primo LP nel 1972, che stampa a sue spese 1000 copie, riesce a imporlo ai negozianti per la vendita, perché nessuno ne vuole sapere, e in realtà venderà 100.000 copie, record assoluto per un LP in dialetto. Cioè non, sì, era, quindi, e questo gli apre anche la strada al cabaret, perché appunto il suo dialetto, la sua ironia, il suo modo di porre queste canzoni fra il cantato e il parlato, eccetera, gli apre le porte anche del derby di Milano, il tempio del cabaret, e sarà proprio lì ospite fisso per molti anni. Quindi nasce poi anche da lì l'intuizione del sindaco Renato Zangheri di coinvolgerlo in un progetto di 14 agosto in Piazza Maggiore 1974. Lui è disperato perché quando si accorge che la piazza che gli avevano promesso in realtà era Piazza Maggiore, lui non ci crede, cioè non vuole, dire, ma come? Canto per i piccioni, cioè non dava idea di... In realtà il sindaco dice no, canti in Piazza Maggiore, così. C'erano 300 seggiole in Piazza Maggiore, e quando lui arriva alle 8:30 dopo le prove, così rientra in piazza e non si passava, non riusciva ad arrivare neanche in piazza perché le macchine si fermavano prima, e rimane sbalordito, insomma c'erano 30-40 mila spettatori, quindi, e la cosa si ripeterà per 11 anni, quindi sarà una cosa mitica per e sdoganerà, perché attenzione, perché questo lì, sia Sindaco Zangheri che lui, sdoganeranno le piazze, perché nessuno prima di lui aveva fatto concerti nelle piazze, i concerti si facevano nei palazzetti dello sport. Io personalmente a Bologna ho visto Getro Tal, ho visto il Led Zeppelin, ma il Paladozza, lui no, piazza. E quindi dopo Milano, Modena, Reggio, lui farà concerti in tantissime città, ma non solo lui, ma anche tanti altri, perché appunto a quel punto dice, ma allora si possono fare anche in piazza i concerti, non solo nei palazzetti, quindi non diventa solo una cosa invernale, ma diventa anche una cosa estiva. Questo è, devo dire, il merito va tutto al sindaco Renato Zangheri, come dobbiamo dare merito a... Vediamo adesso proprio le piazze come vengono utilizzate, no? Qui a Bologna c'è il Festival del Cinema con la Cineteca. Io, leggendo sul Resto del Carlino alcuni articoli, sinceramente non si aspettavano un boom così in crescendo di anno dopo in anno, no? Quindi vuol dire che le piazze sono sempre luoghi di aggregazione, ma se sfruttate in una certa circostanza poi non possono altro che dare una buona ventata alla cultura. Romano, noi siamo in conclusione, ti ringraziamo di averci dato la tua disponibilità. Ricordiamo a novembre il luogo. A novembre al quartiere Savena, precisamente nella zona Fossolo, verrà inaugurato un bellissimo giardino intitolato di... Sarà il 23 di novembre, già concordato con l'assessorato, e comunque quella sarà una
perché dice uno dice 7 novembre, no, 7 novembre che il 20 novembre sarebbe stato il suo compleanno. Quindi quella settimana in particolare, ma tutto quel mese, faremo molte iniziative per ricordare Dino Sarti, fra cui due spettacoli teatrali, presentazioni di libri e altre iniziative che sono in cantiere, proprio per ricordare appunto quel periodo della nascita di Dino Sarti. Se avete un sito dove magari i nostri telespettatori possono andare a vedere e seguirvi con le vostre iniziative, dillo pure. Sì, certo, noi facciamo capo al Centro Sociale e Culturale Foscherara, e quindi www.centrofoscherara.it, insomma trovate tutte le informazioni, ovviamente anche la pagina Facebook, che ormai è diventato un classico. Grazie ancora. No, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. We'll be right back.